cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione della Causa dei Santi, dà lettura della lettera apostolica con la quale il Santo Padre Francesco ha iscritto nel numero dei beati la venerabile serva di Dio Maria Laura Mainetti. Fratis nostri, Asgari Cantoni, Episcopi Comensis, Necram plurimorum aliorum fratrum in episcopato, multorumque Christi fidelium esplentes, de congregationis ne causi santorum consulto, autoritate nostra, facultatem facilus, ut venerabis serva Dei, Maria Laura Mainetti, religiosa professa, congregationis filiarum a cruce, Sororum Sancti Andrea, martire, qua in scola Iesu credibilis estis cavitatis de veni e pacta est, usque de sanguinis effusione, veate nomine in vostrum appelletur, atque die sexta mensis iuni, qua in cielo morta est, quot annis, in logis et modis iures adutis, celebrari possit in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, Laterani, die decimo nono mensis mai, anno domini bismellesimo dicesimo primo, pontificatus nostri nono. Noi, accogliendo le suppliche del nostro fratello Oscar Cantoni, vescovo di Como, nonché di molti altri fratelli nell'Episcopato, e di molti fedeli, udito il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che la venerabile serva di Dio, Maria Laura Mainetti, al secolo Teresina Elsa, religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce, suore di Sant'Andrea, martire, che alla sequela di Gesù si è resa testimone credibile di carità e perdono fino all'effusione del sangue, d'ora in poi sia chiamata beata, e che la sua festa possa essere celebrata ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 6 giugno, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, presso il Palazzo del Laterano, il giorno 10 del mese di maggio, nell'anno del Signore 2021, nono del nostro pontificato. Apostoli e la candida schiera dei martiri.